È un momento che c'è, che deve esserci, un momento per ricordare, è un momento molto intimo che noi vorremmo passare nella, diciamo, nell'intimità con tutta la nostra famiglia e con tutti gli altri familiari, ecco. Così Elia Caporale, figlio di Luciano Caporale e Silvana Angelucci, due delle 29 vittime della valanga che il 18 gennaio del 2017 si è abbattuta sull'hotel Rigopiano a Farindola. Da allora sono passati 5 anni, ma nel cuore di chi è rimasto a piangere i propri cari riecheggia ancora intatto il vuoto lasciato dalla perdita di quelle 29 vite spazzate via in pochi istanti. Anche se la vita va avanti, come racconta al nostro microfono Elia, che ha raccolto il testimone di papà Luciano e mamma Silvana aprendo a Pescara un salone di parrucchiere. Cosa vi aspettate ogni anno da queste commemorazioni, da questo anniversario? Sì, commemorare è una cosa importantissima. Adesso ciò che vogliamo, ciò che noi ci aspettiamo, che stiamo chiedendo ovviamente è che la giustizia sia dalla nostra parte, comunque che ci assista in questo percorso ormai che va avanti da 5 anni. È questo che non riusciamo a spiegarci, è questo che noi in questo momento vogliamo, perché il dolore c'è e rimarrà per sempre, rimarrà lì. Ok, sia che noi vogliamo sia che noi non vogliamo, ciò che però non deve rimanere lì è in questa sorta di situazione limbica in cui noi stiamo, perché non sappiamo di chi è la colpa, e non sappiamo che colpa hanno e non sappiamo cosa è successo in realtà. Quindi vorremmo delle risposte. Tutto. Quando le chiedono di ricordare quei momenti, cosa risponde e come li può raccontare? Anche oggi, dopo 5 anni, cosa significa raccontare? Raccontare è qualcosa di importante, ma è qualcosa che noi adesso, in questo momento, non riusciremo mai a superare, è normale. Però lo abbiamo interiorizzato, diciamo così, da figlio l'ho interiorizzato e l'ho fatto mio. Ciò che adesso tutti quanti dobbiamo ricordare è di non dimenticarci mai che dobbiamo mettere un punto adesso. Perché andare avanti è importante, ma andare avanti anche dal punto di vista giuridico è ciò che conta davvero in questo momento, più del ricordo, è ciò che conta davvero. Anche per questo, martedì 18 gennaio si ripeterà la commemorazione delle vittime della tragedia, con la celebrazione del 5° anniversario che a Rigopiano prenderà il via nel pomeriggio a partire dalle ore 15 con la fiaccolata statica davanti all'obelisco dell'hotel, per proseguire con l'alzabandiera al suono del silenzio e con la deposizione di fiori e piante benedetti da Don Luca, che all'interno del sito celebrerà la messa nel rispetto della normativa anti-Covid. Subito dopo, come da programma, verranno scanditi i nomi dei 29 angeli di Rigopiano con altrettanti rintocchi di campana e deposizione di rose bianche. La cerimonia si chiuderà con il Signore delle Cime intonato dal coro di Atri e il rilascio in cielo di 29 palloncini bianchi.